Per quello che riguarda le azioni dell'area di gioco, quindi più è grande la propria area di gioco, maggiori saranno le possibilità e i benefici di poter avere più impatto sul gioco con un'unica azione. Da cui l'importanza che la propria area di gioco sia il più grande possibile, abbia il maggior numero di carte possibili. Potenzialmente, avendo per esempio 5 carte nell'area ovest e 5 carte nell'area est, con due azioni si potrebbero effettuare praticamente 10 azioni, una per ciascuna operazione offerta da ciascuna carta nelle due aree. C'è un'ulteriore possibilità di avere più carte che è offerta dalle carte regina. Alcune delle carte che possono essere giocate hanno il simbolo della regina. Questa è una carta regina. Una carta regina si conosce da varie cose. Innanzitutto dal simbolo degli scacchi. C'è il simbolo della regina. Per chi non fosse pratico di scacchi, il re e la regina si distinguono perché la regina in genere sopra, almeno in questo gioco, ha una corona un pochino più piccola. Mentre se lo confrontiamo con il pezzo del re, si vede che insomma il re in genere c'ha la croce in alto, ora qui questo non ce l'ha, ma insomma sono abbastanza differenti. Inoltre i re sono solo sulle carte impero, le regine solo sulle carte diciamo acquistabili. L'altra caratteristica di una carta regina è che non ha la mappa, assolutamente. Ha sempre l'operazione di coronation, l'operazione di messa in gioco di coronation con tanto di regina, e l'operazione di coronation ha una freccia che indica una serie di carte mappa, anzi, per essere più precisi, una serie di carte impero. L'effetto diciamo, della messa in gioco dell'incoronazione sono due. La prima è quello che la regina resti nubile, non si sposa. Una regina che non si sposa semplicemente viene posta dietro la carta del giocatore, facendo in modo che gli eventuali simboli prestigio offerti dalla carta restino visibili. Questi simboli verranno conteggiati come simboli vittoria alla fine del gioco, ma la cosa finisce lì. L'altro destino che può avere una regina, in realtà principessa, fino a questo momento, è quello di sposarsi. La condizione per cui una regina si possa sposare è innanzitutto la regina può sposarsi soltanto con i re elencati, quindi con le carte impero elencate accanto a Coronation, è che uno deve sposarsi con uno di quei re, quindi una di quelle carte impero, e che quella carta impero debba essere ancora nel mazzo. Non deve essere posseduta da nessun giocatore, quindi non deve essere nell'area di gioco di nessun giocatore. Se una di queste carte è ancora disponibile, il giocatore che ha giocato Coronation sceglie una delle carte tra quelle disponibili, quella che gli sembra più adatta. Ad esempio, prendiamo il Portogallo, visto che è disponibile.
quella sigla HRE è Holy Roman Empire, e fa la seguente cosa. Prende la carta regina e la mette, come dice le regole, in posizione cruciforme con il re. Le carte regina sono fatte in maniera tale che hanno sempre le azioni che offrono in basso e insomma, diciamo, il simbolo prestigio offerto resta visibile e nel mezzo non c'è niente di interessante, proprio perché nel caso in cui vengano messe in posizione cruciforme deve rimanere visibile cosa offrono. Una carta regina, una volta sposata al re, viene aggiunta all'area di gioco del giocatore lasciandola in posizione a croce, e per quello che riguarda l'azione descritta prima di giocare le carte, giocare l'azione che fa usufruire delle operazioni presenti su metà del tableau, le due carte contano come due carte separate. Quindi io posso effettuare una delle azioni offerte dal re e di una delle operazioni offerte al re e di una delle operazioni offerte dalla regina. Anche eventuali vassalli vengono posti sotto la carta regina e così via, la coppia imperiale, qui insomma. Nel caso in cui il giocatore decida di vendere queste carte, una coppia reale sposata, deve venderle entrambe, ma farà, dato che sono due carte, quattro soldi. Adesso che abbiamo spiegato vassalli, re e regine, possiamo spiegare finalmente i vescovi. I vescovi entrano in gioco tramite esclusivamente le carte che quando una carta viene messa in gioco, se la carta presenta in alto l'agente vescovo. Questa carta presenta un agente vescovo rosso. In generale, il simbolo, il tipo di agente presente sulla carta, in questo caso rosso, corrisponde sempre con il simbolo dell'operazione inquisitore. L'operazione inquisitore, insieme con l'operazione corsaro, se troviamo l'operazione corsaro, eccola qui. Sono le uniche due icone, non so se riesco a farle vedere entrambe, ecco, in cui il colore di riempimento, il simbolo all'interno dell'icona, cambia per indicare che l'operazione può essere effettuata soltanto su un pezzo di quel colore. L'operazione corsaro, tanto per complicare le cose, si applica ai pezzi pirata. Quindi vuol dire che questo è applicabile a un pezzo pirata islamico, nero, e questo è un pezzo pirata cattolico. Esistono anche corsari rossi su sfondo rosso che sono fantastici da vedere. Stesso discorso col vescovo. Quando questa carta viene messa in gioco, se il giocatore lo desidera, a seconda che abbia o meno effettuato la risorsa, l'azione di messa in gioco riforma, cioè se la mette in gioco come, se, l'abbiamo, se la effettua come abbiamo detto prima, è obbligato a mettere in gioco l'agente, altrimenti mettere l'agente in gioco è opzionale. Questo vescovo rosso entra in gioco. E dove entra in gioco? Entra in gioco sulla Francia. Che significa? Abbiamo detto che i vescovi non entrano, non si posizionano sulle carte mappa, ma sulle carte presenti nell'area di gioco dei giocatori. Quindi il vescovo inizia o viene posizionato o sulla carta
Francia appena giocata, quindi il giocatore che l'ha introdotto nel gioco se lo becca, o su una qualsiasi carta Francia presente sull'area di gioco, presente nelle aree di gioco di un qualsiasi giocatore. Se su quella carta, se l'area di mappa qui non ci fosse stato scritto France, ma ci fosse stato scritto The West, l'intero Occidente, il vescovo poteva essere posizionato su una qualsiasi carta presente nell'area di gioco di un giocatore in cui ci fosse sotto l'indicazione West, questa strisciolina con scritto West. Qual è l'effetto di un vescovo? Quindi fondamentalmente viene presa una pedina vescovo e posizionata sulla carta. Proprio la pedina. Qual è l'effetto del vescovo? Allora, i vescovi, un vescovo presente su una carta, blocca l'abilità, abbiamo detto, sono quelle parti di carta scritte con il titolo nero e l'effetto in rosso. Blocca l'abilità, quindi questa, e tutte le operazioni presenti sulla carta dove si trovano, nel caso in cui le operazioni non siano a sfondo azzurro, cioè non siano operazioni di inquisitore. Quindi il vescovo fondamentalmente è un'arma per rallentare o per inibire altri giocatori. Il modo in cui i vescovi vengono spostati è giocando l'operazione di inquisitore. Per esempio questa carta, diciamo, agisce su un vescovo cattolico perché è bianco, l'inquisizione bianca, questo su uno rosso. Quando viene giocata l'operazione di un di tipo inquisitore, è possibile spostare un vescovo del colore corrispondente, uno solo, o su una carta adiacente a quella dove si trova attualmente il vescovo, quindi in una situazione del genere, il vescovo si trova qui, può essere spostato su una carta adiacente, oppure su una qualsiasi altra carta che abbia lo stesso riferimento, una carta mappa della carta dove attualmente si trova il vescovo, non della carta che contiene l'operazione inquisitore, della carta dove si trova il vescovo. Va da sé che se la carta dove si trova il vescovo, magari non c'è scritto France o una carta mappa precisa, ma the west o the east, questo vescovo può andare da qualunque altra parte. Ricordo anche un'altra cosa, che come vi ho detto prima, che un vescovo non può mai salire sopra la carta giocatore, quindi come dicevo, un vescovo resta confinato all'area di mondo est o ovest sulla quale, diciamo, è nato, è entrato in gioco. Quando un vescovo si sposta su un'area di gioco, ci sono altri simpatici effetti. Ad esempio, se due vescovi si incontrano sulla stessa carta, cioè se su una carta c'è un vescovo e un altro vescovo viene spostato su quella carta, per la regola della dieta di Worm, i due vescovi si eliminano a vicenda, cioè vengono fisicamente tolti dalle due carte e rimessi nella riserva. Se invece non c'è il vescovo, cioè un vescovo viene spostato su una carta dove non c'è un altro vescovo, e su quella carta ci sono dei pezzi repressi, il vescovo può gratuitamente eliminarne uno. Probabilmente ci sono delle buone spiegazioni del perché questa cosa sia sensata da un punto di vista delle meccaniche, ma
Ah sì, perché sulle regole c'è scritto perché il vescovo consola i tristi pezzi repressi con delle filosofie, delle idee di accettare il loro destino e quindi questi pezzi si eliminano da soli dalla lotta, dalle lotte politiche e altro e quindi per simulare questa cosa vengono tolti. Vabbè. Ultima cosa importante sui vescovi da ricordare, i vescovi non combattono mai, non prendono parte a nessun tipo di battaglie, di cambi di regime, in guerre religiose, niente, e si muovono soltanto sulle carte con l'operazione inquisitore. Quindi entrano in gioco come agenti di tipo vescovo e si muovono con l'operazione inquisitore. Fanno proprio una vita monastica a sé sulle carte nell'area di gioco. Già che ci siamo, vediamo le altre operazioni. Allora, le operazioni azzurre le abbiamo terminate, giusto per completezza. Vediamo un esempio di operazione inquisitore islamica, perché l'inquisitore è nero, una cattolica e una protestante. Un altro tipo di operazioni offerte dalle carte sono quelle arancioni. Le operazioni arancioni di commercio permettono di prendere un fiorino, come indicato dal fiorino con il più sopra, di prenderlo da una qualsiasi carta della rotta commerciale corrispondente all'indicazione presente sulla carta. Su questa carta c'è scritto West, quindi va presa da una qualsiasi carta della fila bianca, quella West. Non c'è da dire altro. Un'altra grossa, quindi le operazioni azzurre che sono quelle ecclesiastiche, le operazioni arancioni che sono quelle economiche, finanziarie, sono composte da un'unica operazione, cioè c'è un solo tipo di operazione per queste carte. Passiamo alle operazioni viola. Le operazioni viola sono quelle politiche. La prima operazione è l'operazione di voto. L'operazione di voto indica che è possibile effettuare un voto per causare, come indicato, come mostrato dall'icona, un cambio di regime. L'operazione di voto indica che l'operazione può essere fatta in una qualsiasi nazione ovest-oest, come indicato sull'icona, cioè una qualsiasi carta impero est-ovest a seconda di quello che c'è indicato sull'icona, e le condizioni sono che la carta impero non deve essere nel mazzo impero, quindi deve essere stata giocata da uno dei giocatori, non deve essere uno stato vassallo, e che il giocatore che vuol giocare l'operazione di voto debba avere più concessioni di ogni altro singolo giocatore attorno, cioè sui bordi della carta mappa corrispondente all'impero. Questa condizione è la condizione per cui un giocatore potrebbe voler mettere una concessione su un bordo di una carta mappa anche laddove non passa una rotta commerciale, cioè su un bordo non marittimo. Perché è vero che quella concessione è un po' lì morta, nel senso che non frutterà soldi quando parte la fiera, però può aiutare, sicuramente aiuta ad avere la maggioranza per l'operazione di voto. Se queste premesse sono soddisfatte, il giocatore paga un numero di fiorini pari al numero di pezzi repressi sulla carta impero prescelta, se ce n'è, quindi nel caso 0.
l'operazione di voto effettua un cambio di regime. Quindi, se la carta era una carta che era già presente nell'area di gioco del giocatore stesso che ha giocato il voto, quindi l'ha giocato su un suo impero, è possibile ruotarla per poter creare una repubblica, se una repubblica farla tornare a monarchia. E questo, come abbiamo detto, è l'unico modo per creare una repubblica. Effettuare un'operazione di cambio di regime, come indicato dal re con le frecce, su uno stato proprio. Altre operazioni politiche sono la repressione. L'operazione di repressione permette di reprimere un castello, un cavaliere o una concessione nell'area, diciamo, sulla carta mappa o sul bordo della carta mappa indicata, quindi in questo caso per ottomano, e contemporaneamente di ricevere un fiorino dalla banca, dalla Cina, come indicato dal bollino giallo col più. Un'altra operazione politica, che non so quanto abbia di politico, è la decapitazione. La decapitazione è un altro modo per dire scartare una carta. Per decapitazione, la decapitazione cosa fa? Si guarda qual è l'area di mappa bersagliata dalla decapitazione, in questo caso Bisanzio. Ricordo che se qui ci fosse East o West, questa carta sarebbe devastante, e ci sono delle combinazioni di decapitazioni con East o West. Semplicemente, se un giocatore cioè il giocatore che gioca la carta decapitazione può scegliere una carta dalla propria area di gioco o da quella di un altro giocatore, che indichi anch'essa in basso Byzantium. La carta viene eliminata, viene scartata, rimessa nella scatola se è una carta che originariamente era stata comprata dal mercato. Se invece è una carta impero, la carta impero torna nel mazzo impero. Se quella carta impero aveva su di sé dei pezzi repressi, i pezzi vengono scartati. Se la carta impero era sposato con la regina viene scartata. Se la carta impero cioè se la carta che viene uccisa è una carta impero, allora viene scartata anche la carta con il simbolo decapitazione. Altrimenti no, altrimenti la carta decapitazione resta in mano al giocatore che l'ha sfruttata. Nel caso in cui venga decapitato un sovrano che ha dei vassalli, anche i vassalli vengono scartati, cioè tornano nel mazzo impero. L'ultima azione politica è l'azione, eccola qui, di tassazione. L'azione di tassazione permette di scegliere una di bersagliare la carta mappa indicata, in questo caso Aragona, per questa carta. E sulla carta mappa la tassazione funziona così: la carta mappa prescelta non deve essere satura. Se la carta è satura non si può fare la tassazione. Ricordo che satura vuol dire che almeno una città non deve avere un pezzo sopra. Il giocatore che effettua l'operazione tassa indica la concessione di un altro giocatore, quindi ovviamente ci deve essere anche una concessione. Il giocatore tassato deve decidere se pagare un fiorino per mantenere la sua concessione in gioco, quindi sul bordo, oppure non pagare e reprimere la sua concessione, che quindi diventerà un cubetto sulla carta impero corrispondente, se la carta impero ce l'ha qualcuno. Se la carta impero è ancora nel mazzo, la sua concessione torna nella riserva del giocatore. Dopodiché, comunque vada, cioè che il fiorino sia stato pagato o meno, bisogna prendere un pezzo e metterlo
Bisogna prendere un pezzo corrispondente a una delle città vuote sulla cartina e metterlo lì su. Questo è il motivo per cui per effettuare la tassazione la mappa non deve essere satura. E la tassazione insieme alla regola di come si gestisce la fiera sono gli unici due casi in cui ciò che c'è stampato come tipo di pezzo su una città corrisponde al pezzo che deve essere effettivamente messo lì sopra, se escludiamo il fatto che durante il setup sulle capitali va messo il pezzo indicato. Operazioni militari. Allora, una ne abbiamo già parlato abbondantemente ed è l'operazione rossa. Le operazioni militari sono rosse ed è la campagna. Possiamo dire qualcosa in più sulla campagna? La campagna permette a un sovrano di attaccare dalla carta mappa relativa alla carta impero, quindi in questo caso stiamo parlando del Portogallo, permette di attaccare dal Portogallo una qualsiasi carta mappa adiacente ad esso anche diagonalmente. Ci sono le due spade incrociate, quindi avviene una battaglia. Nel caso in cui la campagna abbia successo, il proprietario prende la carta impero corrispondente come dal lato monarchico e la mette come vassallo del re. Per effettuare una campagna all'attacco partono tutti i cavalieri e, come indicato dalla carta, ciascun cavaliere deve essere pagato una moneta d'oro. Se il giocatore non ha abbastanza monete d'oro, non può effettuare questa azione perché non è possibile utilizzare meno cavalieri di quanti se ne abbiano. Fondamentalmente sono nobili. In teoria dovrebbero andare alla richiesta del sovrano. Il fatto che il sovrano debba pagare è un po' strano, ma probabilmente rappresenta il fatto che i nobili debbano spendere in armi e armature, non lo so. Un'altra operazione militare è l'assedio. Questa è una carta regina, quindi l'assedio qui è un po' complicato. Fondamentalmente l'assedio permette di eliminare un pezzo, che sia un cavaliere, una torre o un pirata, dalla carta mappa associata, cioè indicata sulla carta. Essendo questa una carta regina, la regina è spostata col re, quindi la carta mappa sarebbe quella del re. Volendone vedere una che non è una regina, qui si vede bene, perché in questo caso è possibile effettuare un assedio contro un pezzo che sta in Aragona. Riguardo alla campagna, se la campagna viene effettuata da un vassallo di un sovrano, il nuovo stato conquistato diventa comunque vassallo del sovrano. Un sovrano può effettuare una campagna contro un suo vassallo, ma non c'è cambio di regime, cioè il vassallo resta vassallo, un vassallo non può effettuare la campagna contro il suo sovrano. E se un vassallo attacca un sovrano nemico e vince, il sovrano nemico diventa vassallo del sovrano, del vassallo che ha vinto la guerra e i regni vassalli del sovrano sconfitto, se non ricordo male, finiscono nel mazzo impero. Questa è una roba veramente da guardare nelle regole perché sono caso del sottocaso del sottocaso. Vediamo l'operazione Corsaro. Come vi ho detto prima, ho trovato una fantastica carta rosso su rosso. L'operazione Corsaro permette di spostare un pirata che si trovi sul bordo della carta indicata, quindi in questo caso l'Inghilterra, o su un bordo adiacente della stessa carta, quindi su un altro bordo dell'Inghilterra, oppure su un bordo di una carta adiacente
alla carta Inghilterra. Vediamolo con un esempio. Questa è una regola che è cambiata tantissime volte e tanto rispetto alla regola originale del gioco, del manuale originale, insomma. Allora, proviamo a zoomare. Sì, sto spostando l'intero tavolo, è più facile. Allora, supponiamo di avere un pirata, era rosso, un pirata qui, tra Portogallo e Aragona. E supponiamo che la carta pirata indichi l'Aragona, quindi questa. Allora, partendo da questa posizione nell'Aragona, il pirata può spostarsi o su un altro bordo di mare della stessa carta, quindi l'Aragona ha due bordi di mare, quindi da qui potrebbe andare qui, oppure sul bordo di mare di una carta adiacente alla carta su cui si trova il pirata. Quindi il Portogallo è adiacente all'Aragona, il Portogallo ha un altro bordo di mare, quindi il pirata da qui potrebbe andare qui. Ma anche gli stati pontifici sono adiacenti all'Aragona, quindi il pirata potrebbe andare anche su un altro bordo di mare della carta adiacente a quell'Aragona, quindi potrebbe andare qui. Quindi riassumendo, un pirata che si trovi qui ed è stata giocata da carta Aragona può andare o sul confine ottomano Stati della Chiesa, o sul confine Aragona-Portogallo, o sul confine Aragona-Inghilterra. Ci sono ovviamente delle limitazioni. Il corsaro può spostarsi soltanto se è dello stesso colore dell'icona della carta giocata. Avevamo preso una carta corsaro rosso, quindi il corsaro deve essere rosso. Il corsaro uccide automaticamente ogni eventuale concessione che incontra nel suo movimento, uccide automaticamente ogni corsaro di altra religione, ma non può spostarsi dove c'è un corsaro, è un pirata della stessa religione sua. Quindi concessione la elimina. Pirata lo elimina, ma soltanto se è di una religione diversa. Credo che abbiamo, sì, abbiamo finito le operazioni. Quindi ci sarebbe qualche altro dettaglio, ma ve lo lascio guardare sul regolamento, tanto un'idea di fondo del gioco ve l'ho data. Guardiamo le due icone, due effetti, diciamo le carte nuove presenti nella espansione. Allora, nell'espansione innanzitutto notiamo un primo effetto di messa in gioco che è l'apostasia. L'apostasia è una roba veramente devastante e funziona in questo modo. Accanto al simbolo apostasia ci sono sempre esattamente due diversi simboli religiosi. Ad esempio questa c'ha cattolica e protestante riformista, e ortodossa protestante, quest'altra c'ha cattolica islamica, oppure quest'altra c'ha islamica e protestante. Nel momento in cui una carta apostasia viene messa in gioco,
l'apostasia colpisce tutte le carte di tutti i giocatori. Si guarda per ogni giocatore tutte le carte che ha posto nella sua area di gioco e senza differenziare fra est e ovest, se nel totale esiste almeno una carta per ciascuno dei due simboli religiosi indicati accanto a apostasia, quindi nel caso di questa carta qui, un giocatore ha nel complesso fra le sue carte giocate almeno una carta con un simbolo prestigio cattolico. Ricordo che il simbolo prestigio è l'ovale in alto. Quindi se un giocatore ha almeno una carta col simbolo prestigio cattolico, uno col simbolo prestigio islamico, tutte le carte di quel giocatore che hanno un simbolo prestigio islamico o un simbolo prestigio cattolico vengono scartate. Nel caso in cui con l'apostasia venga colpita una coppia reale, se viene scartato il re, viene scartata anche la regina e quindi i vassalli. Se viene scartata solo la regina, il re con i vassalli restano lì. Questa è l'apostasia. Dopodiché abbiamo un altro simpatico effetto che sono le carte torcia. Vediamo se ne trovo una. Eccola qui. Le carte torcia hanno questo riquadro giallo e nonostante il fatto che sia giallo, può essere, è come se fosse un'abilità, quindi può essere silenziata dal vescovo se c'è un vescovo lì sopra. Se l'abilità della torcia non è silenziata, dichiarare vittoria per il tipo di vittoria indicata dalla carta specifica, questo per esempio la vittoria per globalizzazione, non costa più un'azione, ma ne costa due. Questa cosa è un tentativo abbastanza disperato di rallentare magari la corsa alla vittoria di un giocatore più lanciato di noi verso un obiettivo di una carta vittoria specifica. E il terzo tipo di carte introdotte dall'espansione sono le carte con il polimata o l'uomo vetruviano. E allora, vediamo se riesco a farla vedere. Queste carte fondamentalmente sono riconoscibili perché nell'area agente non sono segnati i pezzi, ma c'è il noto disegno di Leonardo. E queste carte hanno sempre un'abilità. E tipicamente sono delle abilità discretamente forti. Ad esempio, questa carta dice che i tuoi punti prestigio di tipo patrono, quelli col Davide che abbiamo visto prima, contano come punti prestigio di tipo legge nel caso in cui stai cercando di vincere con la vittoria rinascimentale. Ci sarebbe qualche altro dettaglio da discutere tra repressioni, emancipazione e dettagliare i vari tipi di guerre, ma ripeto, sono ben descritti nel manuale e l'idea ce l'avete a cosa servono. Quindi diciamo che possiamo chiudere qui questa registrazione e nel caso in cui abbiate dei dubbi fatemi sapere e scaricate il manuale in italiano che
che ha buona parte delle risposte alle domande. Ciao!